Ciao raga. Alla fine si rompe il vetro a te, eh? Bello rotto. Ciao raga! Io ho smontato bene, da laggiù che tu vedi. Ho smontato l'impianto elettrico, devo restaurare questo motore e farlo fischiare un pochino. Quindi adesso va pulito tutto. Devo ogni cosa, chiavetta, che questa col bip che vi invia. Vabbè, ma intanto la levo, non è quello il problema. Cilindro 50, testa, no, la testa rimane perché va su un DR Evolution, quindi ci va la testa normale e va bene. Cilindro via, albero motore. Che cazzo è questa? Guarda lì, e che ci facevi dentro? Ora sta vise, vabbè, è quella del condensatore, che mi è rimasta a me e va bene. Ma questo? Nulla. E si va a far fischiare, a far rinascere, no, anche fischiare, sì, però questo motore qui, non so quanto è che c'è la roba sopra. Poi, come vedete, i motori, allora, questo era in queste condizioni qui. Intanto mi scrivono lì vernici, è vernice 800 gradi, pulito con l'acido e a ultrasuoni. E prima sabbiato, prima di pulirlo, anzi, prima pulito a ultrasuoni, poi sabbiato e poi riverniciato, perché almeno torna più carino. Ecco, un motore da così torna così. Bene, io ringrazio ancora Giovanni e Vincenzo per questo supporto che mi hanno dato. Guarda, è bellino, ta. Lavori qui, lavori qui, lavori di qua e lavori di là. Insomma, lavori su 360 gradi. Stupendo, mi fa proprio comodo. Questo è pronto. Ragazzi, ho messo motore originale. Mira, metti il motore originale. Sì, lo devo mettere il motore originale, che domattina alle 10 c'è la revisione. Un altro discorso, allora, in tanti mi hanno scritto tra ieri e oggi, perché qui si va a periodi, c'è chi vuole comprare un Ciao per 2 mesi, 2 mesi dopo chi vuole comprare un Bravo. C'ho 2 Bravi in vendita, ragazzi, e bellini restaurati, tutti fatti da me, perfetti, e uno è scritto anche Asi, che si risparmia l'assicurazione, è bianco, bellino. Serie limitata perché c'è scritto, mi sembra 007, boh, non me lo ricordo. E che dicevo? Ah, della campana. Le massette che vendono ora, che vanno qui dentro, dentro la campana, vi faccio vedere. Queste massette qui. Ah, intanto si montano in questa posizione, d'accordo? O come dicevano Marchi, d'accordo! Ma queste le trovate su internet, le andate a montare e non attacca, non attacca e non attacca. Io ormai vedo originali e le ho finite e non ce n'ho più, però queste le ho già preparate e sono belle e pronte, va bene, per i miei variatori. Difatti, se vedete, questo non parte. Forse mi sputtano, ma comunque non parte con mezza pedalata. E invece parte con mezza pedalata. Però, vedete, non è duro come quando si fa sui Si o su un altro Ciao. Ora, questo c'ha un 50, è logico che non è duro, perché la compressione è quella del lei. Poi chiedo un'altra cortesia. Allora, questo è di Mattia? Mattia, lei è il figliolo di un mio amico pompiere, che sta qui vicino a casa mia. Dice, mira, io ho comprato lo scooter mio figliolo Kiwi, ma tra l'altro vanno insieme il Kiwi per quando piove. Nulla, ha preso sto motorino, ma non funzionava le frecce, non funzionava, cambiavo commutatore, qua vedete, si vede il nuovo.
ancora e funziona tutto. Aspetta, comprato su internet, ragazzi. Bene, uguale identico, spiccicato. È solo che questo c'aveva 3 fili, questo ce n'aveva 7 e questo ce n'aveva 5, e questo ce n'aveva 3, 2 e 2. Che mi toccava riaccoppiarli tutti insieme, risardarli, riste madonne, per fare questo discorso qui. E ora si può vedere. Le frecce rimangono attaccate perché. Mi fare funziona e funziona ogni cosa. Però ragazzi, per la roba elettrica io sono negato. Fammi fare, io sono negato. Non sono negato, è che non c'ho punta voglia. È diverso. Perché nessuno di noi è negato a fare le cose. Basta metterci anima e pazienza. Ma io mi posso mettere e questo, e la centralina, e il regolatore di corrente, e l'intermittenza. Cioè, se no qui tocca spendere fior di quattrini per cambiare pezzi. Ora, se uno fosse un meccanico, ce l'ha di ricambio. Però li deve avere sui keyway, sull'ombrellone, sull'asciugamano, che se questo è un Kiwi, no? Sulla Vespa PK, sulla PX 200, sulla eccetera eccetera. Io faccio quello che posso fare. Quello lì che vedete, che stavo portato dal mio amico Alessandro, che sta a Cecina, perché io ci andavo lì in mare, e della sua moglie. Nulla, lì basta una cosa semplice. Basta cambiare la marmizzina, io davo una pulitina al cilindro, io cambiavo le fasce e ora va che è una bellezza, bellezza. La bellezza è quella che è. Perché io ho detto, scusa, perché non si cambia la sella? Perché non si cambia la pedalina che è rotta? Sti pedali, che ci fanno? Sono della bicicletta. Va bene, dai. Comunque, anche questo, ragazzi, guardate. Se levo pedali, forse parte. E levo 50, ragazzi. Io, come questo ciao, levo 50. Ma questo ciao ci devo montare quel motore lì che vedete sul supporto, che è un 65DR Evolution, d'accordo raga? Sì, guarda, DR. Se qualcuno mi dice come mai la mascherina è rotta, il ciao tanto c'è il telaio e va fin qua giù, quindi basterebbe solo il coperchino, quello leggero leggero. Se lo trovo vi faccio vedere. Vabbè, solo in mezzo coperchino che va sopra, solo in mezzo coperchino, come questo. Ma qui l'ho avvisato, ve lo faccio vedere. Bene? Beh, un salutone, io ringrazio tutti quelli che mi seguono e vi auguro buon weekend. Ciao ragazzi!